Inizio subito a parlare di una cosa che mi ha veramente urtato la sensibilità, perché oggi sui giornali in realtà si parla, nelle pagine avanti oppure nelle pagine cosiddette di lifestyle, del grande successo del Salone del Mobile. 300.000 persone a Milano, sul Sole 24 Ore 8 miliardi di export, di bilancia positiva del commerciale. Insomma, oggi sui giornali c'è tutto sulla celebrazione di questo evento per cui Milano, ma l'Italia, diventano il centro del mondo per una settimana che inizia da domenica scorsa, da questa domenica alla prossima. Prossima domenica, quindi una settimana dura il Salone del Mobile, più importante della moda perché dentro c'è il design, il saper fare, l'artigianato italiano. Cosa succede oggi? Sapete cosa succede oggi? Porca puttana, che l'ATM, l'azienda municipalizzata dei trasporti locali, sciopera. Allora, se questo è un paese in cui si permette di scioperare nel giorno del Salone del Mobile, io non dico che si deve limitare il diritto di sciopero alla vita, ma nel Salone del Mobile una settimana, porca puttana, in cui l'Italia è fica e in cui Milano funziona, l'ATM non sciopera. Si obbliga all'ATM a lavorare, l'ho detto anche, e così mi mireranno, a calci nel sedere, non si sciopera, non è possibile che il giorno più importante della settimana, più importante di Milano, si scioperi, va bene? Non è possibile, è una cosa che mi fa venire il sangue al cervello. Oggi c'è anche sciopero dell'Alitalia e c'è sciopero dell'ATM, ma vi sembra normale? Vabbè, insomma, domani ve lo commenterò questa cosa. Tutti diranno la stessa roba domani, diranno ah, lo sciopero, eccetera. Però poi se si precetta ci succedono i casini. Invece si deve precettare. Quali sono le notizie di giornata? Guardate, oggi il giornale, per chi ha voglia, è fatto molto bene. Io faccio il vice direttore di quel giornale, ma vi dico la verità: sul giornale ho trovato cose che non ho trovato sugli altri giornali, non cose che voi umani neanche potete immaginare, ma cose che su altri giornali non potete mai. Una per tutte. Intanto, sulla questione siriana, il fondo del giornale è diviso tra un pezzo di Fiamma Nirenstein che dice Assad come Hitler e un pezzo, per me molto più interessante, sono molto amico di Fiamma Nirenstein, ma anche di Jan Michalessin. Bene, Jan Michalessin dice una cosa: nel 2013 un'altra strage di civili fu fatta con il gas e fu il motivo per il quale Obama cercò di intervenire in Siria e poi fu bloccato da Russia, da Putin e da altri diciamo, interventi che bloccarono Obama con quella figuraccia della portaerei che tornò indietro. Grazie ad averlo bloccato, grazie a quel fatto, oggi Russia, Turchia, curdi, siriani, ma insomma una pattuglia eterogenea di persone sta distruggendo lo Stato islamico. Se all'epoca Obama avesse distrutto Assad con quella genialata disastrosa della politica estera di Obama, avrebbe fatto un regalo enorme allo Stato islamico. Ma poi dice un'altra cosa oggi Gian Michalessin riguardo al gas del 2013. Ragazzi, attenzione, perché nessuno ha le prove che sia stato il regime di Assad, che pure regime è, ad aver fatto questa strage, ad aver fatto questi bombardamenti. Ragionateci, dice Michalessin. Sapete qual è l'unica forma di informazione che dice che ci sono, oltre alle foto che vedete, ma che è il regime di Assad ad aver fatto questa cosa? È una fonte di informazione che a Covent Garden a Londra è sponsorizzata dal governo inglese e il cui leader sono quattro persone, è uno dei fratelli musulmani molto vicino al fondamentalismo islamico. Sono loro che ci stanno dando le informazioni, sono loro che dicono che è Assad e Michalessin, che non è tenero col fondamentalismo islamico, dice: attenzione, perché criminalizzare Assad, che resta un dittatore, su questo ci sono pochi dubbi, rischia di destabilizzare proprio alla fine di una guerra che stiamo vincendo contro l'ISIS, un regime che lo sta combattendo. Non ci sono ancora prove. Non ve lo dico in maniera appassionata, ma ve lo dico perché sulla rete, su questa rete, tutti ieri hanno detto Assad, hanno messo le foto dei bambini che stavano morendo. Chi ve l'ha detto? Chi è che vi ha detto questa cosa qua? Me l'ha detto un fratello musulmano con sede a Londra. Sono quattro persone con delle foto che sono vere, con dei gas che sono probabilmente veri, ma con nessuna prova che sia il regime di Assad per il momento. Ma comunque le accuse arrivano dagli Stati Uniti, gli stessi che lo dicono da sempre e che non sembra che abbiano una grande intelligence in quel paese e da questa agenzia dei fratelli musulmani. Leggetevi Michalessin oggi e vi assicuro, Michalessin non è certo un filo Assad. Secondo
Seconda questione oggi, importante, la questione della legittima difesa. Anche qui Fabio Roia, c'è anche una bella intervista al procuratore di Udine sul fatto, ma Fabio Roia, ve lo consiglio, ex membro del CSM, dice oggi Azzurro sul giornale: per quale motivo non si mettono in carcere le persone che delinquono? Perché commettendo reati che hanno meno di 5 anni di pena edittale non possono avere la carcerazione preventiva. Ma noi che siamo garantisti, che siamo sempre stati contro la carcerazione preventiva, ragioniamo bene su questo aspetto, perché come dice anche Belpietro oggi sulla verità, i furti aumentano, le rapine aumentano, la percezione aumenta, non ci prendiamo per i fondelli, stanno aumentando, però bisogna stare attenti perché questi dicono, dice Roia, non facciamo altro che rispettare le leggi. Non so se sia così, leggetevi Roia e ve lo guardate. Favoloso oggi Feltri che prende per il culo Francesco, no Francesco Greco, scusatemi, Greco, che è il conduttore di Agorà, che ha preso a sua volta per il culo Feltri ieri ad Agorà, che è il programma di Rai 3, perché ha preso il titolo di Feltri che c'era scritto voglia di sparare e diceva così si alimenta la violenza, diceva Greco su Agorà. E Feltri risponde: basta che leggi, non ci vuole tanto, a parte il titolo, non fare come i vecchi presbiti che riescono a leggere solo i titoli pubblicitari. Sotto c'era scritto che voglia di sparare nasceva dal fatto che gli italiani si armano di più, ed è un fatto di cronaca, caro Greco. Insomma, Feltri ricopre, come sa fare lui, di attenzioni. Greco, democrazia diretta, anche qui la questione del Movimento 5 Stelle, ne parlano tutti, referendum su tutto, eccetera. Volete leggermi un bel pezzo? Vittorio Macioce oggi ci racconta, attraverso la storia della Grecia, attraverso Pericle, attraverso Temistocle, ci racconta. Ci racconta la follia della democrazia diretta in una piccola agorà, quella sì era un'agorà, che era quella greca. Pensate nella grande agorà, che sono le piazze italiane dell'Italia. Ma scritto in maniera semplice, lo capiamo tutti, leggetelo, la storia ci insegna che cosa sia e gli orrori della democrazia diretta. Anche qua, un'altra volta il giornale, oggi guardate, li ho letti tutti i giornali, arriverò anche alla Gazzetta del Mezzogiorno. Il giornale oggi titola con un pezzo nel quale Camilla Conti ci dice che il 13 aprile il Consiglio di amministrazione della RAI ritirerà quella norma per cui anche le star della RAI devono subire il tetto di 240.000 euro. Io penso che i tetti siano una follia in economia, i tetti li stabilisce il mercato, anche se sono pagati con i soldi pubblici, ma li stabilisce il mercato. E io vi chiedo, per quale motivo Fazio, Porro, Siparva, Licet, e gli altri devono prendere più di 240.000 euro? Io prendevo 240.000 euro quando ero in Rai, non prendevo certo 1.800.000, ma comunque, perché noi dobbiamo subire il tetto, noi che siamo diciamo frontman in televisione? E una signora che voi non conoscete, non sapete chi sia, che si chiama Timmy Andreatta, mi sembra Timmy Andreatta, è una signora che è a capo della fiction della Rai, l'unica che quel genio del Conte Mascetti non è riuscito a far fuori. Il Conte Mascetti ha fatto fuori tutti, tranne questa signora che si chiama Andreatta. E non l'ha fatta fuori per un semplice motivo, che questa signora sceglie le fiction per la RAI. Le fiction sono Montalbano, insomma tutte quelle robe che in RAI fanno 30, 40%, 25%, 20%. Questa signora è quella che da 10 anni non sbaglia un colpo nelle fiction RAI. Fiction che valgono milioni di euro, ma soprattutto milioni di euro per la RAI. Il Conte Mascetti non è riuscito a sostituirla, anche se voleva sostituirla, perché ci ha provato, ma non c'è riuscito. E questa signora prende 240.000 euro. Grazie a questa signora la RAI porta soldi a casa di pubblicità che valgono 100 volte i Fazio, i Vespa, i Porro, chiamate chi vi piace a voi, insomma, mettete quello che voi. Insomma, perché allora le star non devono avere limiti e i manager super fichi ce li devono avere? Mettiamoci d'accordo. Se no siamo in una specie di ipocrisia incredibile. C'è basta l'intervistina di Fazio per dire me ne vado e la politica adesso si occupa della RAI per far cambiare le cose. Sartori viene celebrato da tutti quanti i giornali, ovviamente il giornale di riferimento è il Corriere, per cui lui ha a lungo collaborato. Pane Bianco spiega del suo anticomunismo viscerale, perché fu il primo a parlare di diritto costituzionale senza venire dalla scuola marxista. Travaglio sul Fatto ci ricorda invece come Sartori fu, ognuno la guarda come gli pare, il vero avversario del Cavaliere agli esordi di Berlusconi nel 93. Le due cose sono entrambe vere, mentre invece Gnocchi giornale ci ricorda come in realtà fu quello che diede ragione a Oriana Fallaci contro, no? Contro quelli che avevano la puzzetta sotto al naso quando la Fallaci raccontava della rabbia e dell'orgoglio, no? Insomma, lo sapete benissimo, la sua battaglia contro l'invasione islamica.
120.000 se ne vanno dall'Italia, dice Repubblica. Poi scopriamo che 35.000 si cancellano anche dalle liste degli stranieri all'estero, degli italiani residenti all'estero. Il dato vero è che comunque io penso che non sia un dato così disastroso che netto 90.000 persone ogni anno se ne vadano d'Italia. Certo, forse sono le persone che hanno più voglia di fare, imprenditori, giovani in gamba, operai che vogliono farsi il mazzo così, quindi perdere 90.000 persone per acquistarne 1 milione di immigrati, forse che non tutti hanno la stessa voglia, la stessa cultura, la stessa preparazione, non è un saldo positivo. Certo, molti di loro potrebbero ritornare qua e raccontarci le cose. Per fortuna che Repubblica sente il ministro Martina, che a me sta anche simpatico, un'aria simpatica questo ministro Martina. Intervista di Repubblica: servono misure per dare lavoro ai giovani. Ma porca puttana, voglio sapere, ma chi si legge un titolo, il titolo lo leggi perché ormai, come dice Feltri, leggi, noi presbiti leggiamo soltanto i titoli, ma voi vi leggete un'intervista: servono misure per dare lavoro ai giovani? Io mi leggo un'intervista in cui un ministro dice: servono misure per cacciare i giovani, servono misure per schiaffeggiare i giovani, servono misure per dare lavoro ai giovani. Ma l'ho letto 100.000 volte, non vuol dire assolutamente nulla. Quelle 40 righe, 50 righe di taglio basso di Repubblica, secondo voi? Io voglio sapere, voglio fare un sondaggio se c'è qualcuno al mondo che ha letto l'intervista di Martina. Io lo voglio sapere, perché magari mi sbaglio, c'è un pazzo che è andato all'edicola: datemi l'intervista di Martina, datemi Repubblica, che so che a pagina 42 c'è l'intervista di Martina, ma per il titolo, non per Martina. Ma moriamo, siamo morti, siamo morti. Vabbè. Ormai è fatta, Gazzetta del Mezzogiorno, giornale della Puglia, prima pagina: 100.000 olivi espiantati all'anno per andare nelle ville del nord. 100.000, 100.000. E i NOTAP dove erano? Ah no, è vero, perché il problema è l'Azerbaigian, è la mafia, e altro. Però insomma, diciamo così, cari NOTAP, almeno toglieteci dalle palle questa questione degli olivi, perché gli olivi non è un problema, va bene? Ditelo, alzate la mano, dite: guardate, gli olivi non è un problema, ce l'avete menata per una settimana su questi olivi monumentali, ce ne sono 300.000 in Puglia, 100.000 vengono sradicati ogni anno, non solo monumentali, per andare nelle ville del nord. Diciamo che non è il tema quello degli olivi, se no dovreste stare là a incatenarvi tutti i giorni, come vi ho già spiegato, perché l'espianto dell'olivo purtroppo in Puglia è una pratica quotidiana. Ragazzi, stasera c'è Matrix.